Eccoci con Francesco Tomba, siamo qui per il banchetto su quattro temi, referendum, otto quesiti, voi invitate ad otto sì, però questo è un referendum avviato, fra virgolette, da Civati, è possibile, nel senso proprio come nome di un partito, non so se è nato, se sta nascendo, ci vuoi illuminare? Possibile una realtà che nasce come associazione nel momento in cui Pippo Civati e tanti come lui, metto dentro me stesso e tante persone che conosco, sono uscite dal PD per manifesta incapacità di dialogare, magari è colpa nostra, col segretario del PD e per poca comprensione della linea che stava prendendo il partito nelle politiche nazionali, nelle alleanze. Nasce come associazione e a fine maggio abbiamo lanciato il percorso con cui si costituirà come partito. Questo percorso termina il 31 ottobre. Con questo referendum ci stiamo proponendo come realtà che con toni pacati cerca di riportare all'attenzione dei cittadini i temi, non le sigle. Tu non vedi qui dei grandi bollini color fucsia di possibile perché stiamo cercando di... Infatti non si vede il logo, c'è solo... E la scritta che invita ad andare su un sito che è anche equivocabile perché è possibile, può anche essere interpretato in altra maniera. Ma è una scelta che avete fatto. Deve essere interpretato come è possibile, si può fare, si può fare, si può avere molte persone che finalmente si fermano anche a Portogruaro per chiedere di questi referendum di cui non si è parlato molto. È possibile creare un'alternativa a quelle che sono le alleanze che ci sono in questo momento. Alcune persone, devo dire soprattutto persone di una certa età, mi stanno dicendo che non si deve seguire questa strada del referendum, ma bisogna accettare la realtà così com'è. La realtà così com'è è una costruzione di un governo che prende certe decisioni. Credo che i cittadini, e il referendum è una possibilità, possano dire, qualunque sia la loro bandiera, che sono d'accordo oppure no. Credo che su questi temi la maggioranza degli italiani non sia per niente d'accordo. Non credo che a un portogallese piaccia l'idea che a 10 km dal mare, da queste spiagge, possa essere trivellato per cercare il petrolio. Non penso che una persona informata possa interessare un governo che pensa ancora di puntare sulle fonti tradizionali di energia e non sulle rinnovabili. Non penso che alle persone interessi veramente un governo che pensa che il Parlamento debba essere eletto per la maggior parte con delle persone che sono nominate dai capi di governo. Stiamo cercando di ridisegnare la parola sinistra, cercando di dire che sinistra significa partecipazione, mentre c'è un governo che pensa che sia necessario oggi prendere delle decisioni dal centro senza consultarsi. Vorremmo dire a Renzi di stare sereno, di chiedere agli italiani cosa pensano del suo operato, magari anche di andare alle elezioni per sapere cosa pensano veramente di lui e che gli italiani sanno scegliere cosa è meglio per noi, per il nostro paese. Allora io ti faccio una ultima domanda da cittadino, perché ho visto gravitare sia ieri che oggi parecchi personaggi dell'area PD del Portogruarese, ma anche non area PD, ho visto anche dell'attuale maggioranza che è di centrodestra che hanno firmato. Questo vuol dire insomma che questi referendum hanno colto non solo di chi è in antitesi con Renzi, penso che anche voi non chiudiate la porta, avete bisogno di dialogare eventualmente anche con Renzi. Come lo vedi questo aspetto? Abbiamo bisogno di dare la possibilità a tutte le persone che non si riconoscono con l'operato di questo governo. E devo dire che su alcuni temi specifici molte persone del PD sono in difficoltà a riconoscersi nella linea del loro segretario. Sicuramente molte persone che sono all'opposizione, persone che sono all'opposizione a sinistra. E devo dire la verità, anche rispetto a sinistra e destra, ci sono molte persone che si collocano a destra e che trovano molto sensati questi discorsi. Noi abbiamo bisogno di dare la possibilità ai cittadini di confrontarsi sui temi, non sulle sigle, e non sulla linea dello storytelling del leader, qualunque sia questo leader. Credo che Pippo Civati sia stato molto corretto, ha creato un'occasione che è aperta a tutte le realtà. A questo referendum hanno aderito persone importanti di altri movimenti, ha aderito Di Battista, ha aderito Pizzarotti, hanno aderito altre persone che appartengono ai movimenti sindacali e di sinistra. Crediamo che sia un'operazione giusta che andrebbe fatta più spesso. Non piace a questo governo passare per le urne. Noi capiamo la preoccupazione del governo di passare per le urne, perché i cittadini magari vogliono qualcosa di diverso da quello che vogliamo in Germania o che vogliono i grandi comitati europei. Credo che è un rischio che vada preso, perché la democrazia è questo. Allora, per dirla e chiuderla con una battuta, siete politicamente soddisfatti dell'attuale situazione e status in cui siete? Nessun pentimento?
siamo molto soddisfatti di avere la libertà di manovra oggi per promuovere un referendum, cosa che purtroppo all'interno del partito in cui molti di noi militavano prima era diventata difficile. Grazie.